Anche Caltanissetta da oggi ha una piazza del ricordo in memoria dei caduti del 12 novembre 2003, quando un'autocisterna forzò l'entrata della base maestrale presidiata dai carabinieri italiani nella città di Nassiriya, in Iraq. Erano due gli uomini a bordo che fecero esplodere la bomba che deflagrò, facendo saltare in aria il deposito munizioni. Morirono 28 persone, 9 iracheni e 19 italiani, 12 dei quali erano carabinieri, 5 militari dell'esercito e 2 civili. È vero che la proposta è partita dalla Lega con il sottoscritto, ma è anche vero che il merito di tutto il Consiglio Comunale, che ha votato all'unanimità la mia mozione, la nostra mozione poi diventata, è grazie anche all'amministrazione comunale per aver avviato l'iter. Dopo circa 2 anni finalmente siamo riusciti a rendere onore alle vittime di Nassiriya e sarà un luogo che rimarrà per sempre qui a Caltanissetta per onorare quegli italiani che hanno perso la loro vita per difendere e diffondere l'ideale di libertà, in quel caso fuori dall'Italia. Fu il più grave attentato subito dall'esercito italiano dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e ora alle spalle del Milite Ignoto a Caltanissetta c'è anche un luogo per commemorare chi ha perso la vita operando per costruire la pace. Poi, oltre a dedicare questa piazza ai caduti di Nassiriya, vogliamo fare anche qualcosa di più. Vogliamo rendere anche più bella quella che viene comunemente chiamata la Rotonda, ma che da oggi si chiamerà Piazza Caduti di Nassiriya, proprio perché vogliamo darne la giusta immagine di quella che è l'importanza di quell'area. Miglioreremo e aggiusteremo tutte le balaustre che sono in condizioni precarie oppure sono già cadute, sono rotte. E poi ancora daremo più dignità al monumento dei caduti che ci ricorda le vittime appunto della Prima Guerra Mondiale.